Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Con questo invito i giovani di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia hanno vissuto domenica scorsa, a livello diocesano, la giornata della gioventù. Un appuntamento celebrato quest'anno in una data significativa, la Domenica delle Palme, che apre la Settimana Santa. La giornata a cui hanno preso parte tantissimi ragazzi e ragazze delle varie unità pastorali, svoltasi quest'anno a Macerata, rappresenta la prima tappa del cammino che la pastorale giovanile diocesana sta compiendo in vista dell'incontro mondiale previsto con il Papa a Cracovia dal 26 al 31 luglio. In questo anno santo, oltre alla consueta benedizione delle palme e la lettura del messaggio di Papa Francesco, la GMG diocesana è stata caratterizzata anche da un gesto particolare: il pellegrinaggio verso il santuario della Mater Misericordie. Compiendo il percorso da Piazza Annessione a Piazza Strambi, scandito da tre tappe, gratuità, fedeltà e dono di sé, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di attraversare la Porta Santa aperta in diocesi lo scorso dicembre, unendo alla spiritualità del momento anche la gioia della condivisione, assieme al vescovo Nazareno Marconi, che ha poi presieduto la messa in cattedrale. Non si può costruire il bene se non lo si costruisce andando verso l'altro. Misericordia soprattutto fa rima con braccia aperte e con incontro dell'altro. E questo credo che siano due temi che i ragazzi sentono e capiscono bene. Oggi penso che questo mondo che non è per i giovani, anche se apparentemente gli dà tanta importanza, debba aprirsi all'attenzione ai giovani. Il tema del giubileo è il tema dell'accoglienza, accogliamo i giovani. Al momento si stima sono circa 100.000 gli italiani attesi in Polonia che, accompagnati dai propri vescovi, avranno l'opportunità di godere della meravigliosa città universitaria e di ripercorrere le tracce di storia di un papa speciale, a cui si deve proprio l'ideazione delle giornate mondiali della gioventù, San Giovanni Paolo II. Presente all'evento anche la riconfermata presidente dell'AVIS di Macerata, Elisabetta Marcolini. Mi sono sentita proprio coinvolta quando nel discorso del Papa per la GMG il terzo punto era la gioia del donare. L'esperienza che faccio del donare è proprio quella del sangue e quindi abbiamo voluto con una penna in cui riportiamo questo motto invitare tutti a prendere sul serio la possibilità di partecipare a questa gioia anche donando il sangue, perché l'esperienza di chiunque, anche spero in modo indiretto, sia quella della sofferenza e della malattia. Allora possiamo dare il nostro aiuto contribuendo alla vita anche con il sangue. E soprattutto ricordavo che la preghiera del donatore, che ha scritto Giovanni XXIII, si conclude chiedendo che possiamo offrire il nostro sangue come è stato per Gesù Cristo a Lui, non semplicemente al bisognoso. Quindi lo offriamo a Lui. Allora l'esperienza è proprio di avvicinarci, di imitare Gesù anche in questa donazione, che Lui è stato il primo donatore di sangue, quindi come Lui vogliamo anche noi donare tutto di noi, anche il sangue. Per Don Luca Beccacece, responsabile della pastorale giovanile diocesana, questa giornata, arricchita dalle testimonianze dei ragazzi della Casa Giada di Tolentino, di Don Mattia Marconi e Don Salvatore Pulicino, rappresenta un punto di partenza e di rilancio per il cammino di fede dei giovani della diocesi. Sempre è un'occasione di chiesa, di comunione tra la nostra, in tutta la nostra diocesi, insomma, si fa esperienza. Un'esperienza ecclesiale, per cui ci si arriva magari trovandoci tutti i referenti, i responsabili dei giovani di ogni gruppo, movimento, associazione, cammino di fede e cerchiamo sempre insieme di preparare un momento che sia di festa, che sia di testimonianza, che sia di gioco, che sia di incontro comunque attorno al nostro pastore, al nostro vescovo e quindi vivendo questo momento di accompagnare Gesù che sale, che entra a Gerusalemme attorno appunto al nostro pastore con i giovani, insomma, in questa forma ecclesiale, insomma, di. A spiegare inoltre gli appuntamenti e le prospettive future che attendono la realtà giovanile maceratese è Don Emanuele Marconi, impegnato nella pastorale diocesana. Beh, ci stiamo preparando a vivere il giubileo dei ragazzi dal 22 al 24 aprile a Roma. Partiranno circa 260 ragazzi dalla nostra diocesi e poi la giornata mondiale della gioventù a Cracovia verso la seconda metà di luglio, dal 18 luglio al 2 agosto.
Partiranno tra gruppi, associazioni, movimenti ecclesiali, ragazzi di parrocchia, così, circa 500 ragazzi. Andiamo ad ascoltare la voce del Papa, ad incontrare il Papa, a manifestare la fede a tantissime persone e anche a ricevere una parola per noi. Ogni ragazzo va a ricevere qualcosa da parte del Signore in questo pellegrinaggio.